di Monster Hunter World. Fermi, fermatevi, perché questo video non è un clickbait. Non c'è la schermata di pausa, perciò farò così. Cassa aspetta. Ragazzi, allora, uso questa... Non ho la schermata di pausa dove per l'appunto si muta la musica, perciò aspetto la cassa, così lo faccio direttamente. Ragazzi, questo video ci tenevo a farlo da ben 2 giorni, ma giustamente questi 2 giorni non ho potuto fare video, perciò lo faccio adesso. Ragazzi, prima di iniziare a registrare gli episodi di oggi, cioè per me gli episodi di oggi, ma vabbè, sapete qual è la storia. Ci tengo a dire che avevo intenzione per appunto di fare questo video soprattutto per quelle persone, quegli iscritti che si sono ritrovati nel volermi seguire per delle serie particolari che portavo, ma poi si sono ritrovate col non vedere più uscire video su quelle serie, perché per l'appunto mi sono concentrato sul portare solamente una serie che è per l'appunto Monster Hunter World. Ragazzi, dico subito anche col dire che io non sono solita a fare questi video, raramente carico questi video, ma per appunto ci tenevo a fare questo video per appunto chiarire la situazione delle serie sul canale. Sostanzialmente è un video aggiornamento. Quindi dico immediatamente scusa a tutti quelli per l'appunto che si stanno chiedendo ma dove sono finite le altre serie. Chiedo scusa, non è che mi siano arrivati dei commenti che mi chiedevano ma dove è finito questo, dove è finito quell'altro, però ci tenevo a fare questo video perché mi stava a cuore informarmi com'è la situazione sul canale in questo momento. Quindi comunque vi chiedo comunque scusa per appunto aver trascurato così tanto le altre 5 serie che ho in corso. Per chi non sapesse di cosa io stia assolutamente parlando, perché magari è nuovo o perché magari non mi segue spesso, oltre a Monster Hunter World, di cui come avete visto sto caricando episodi da almeno un mese, ho iniziato, assieme a Monster Hunter a tempo debito come al solito, altre 5 serie che per l'appunto in quest'ultimo mese per registrare Monster Hunter World ho trascurato. E per l'appunto, come immaginerete, un mese è tantissimo. Un mese per registrare una serie, ma trascurarne altre 5, come immaginate, è un tempo lunghissimo. Perciò chiedo subito scusa per tutti quelli che per appunto non hanno più visto per un mese gli episodi di altre serie. Ci tenevo però a informarvi che per l'appunto, anche perché io alcune cose, che magari alcuni dubbi qualcuno ce li ha, magari qualcuno si sta chiedendo se io abbia fermato le altre serie oppure le abbia abbandonate. No! Rispondo immediatamente per che facciate qualche domanda. No! Io le altre serie non le ho assolutamente abbandonate. Le ho semplicemente... Le avevo semplicemente messe in pausa a inizio settembre per dedicarvi per l'appunto a gameplay su Monster Hunter World, perché pensavo l'avrei finito in poche settimane il DLC di Iceborne, perché alla fine ho pensato ad occuparmi solo di Monster Hunter World per fare il prima possibile DLC di Iceborne, perché mi sono detta se registro solo i DLC di Iceborne impiegherò di meno a finirlo. E invece non è stato così, perché a quanto pare mi sono resa conto solo adesso che è praticamente lungo come la modalità storia del gioco principale Iceborne. Perciò mi sono detta cazzo, qui mi sa che impiego un po' troppo a registrarlo. E quindi mi sono detta ok, allora facciamolo così. Cambiamo un attimo i piani che avevo in mente di fare e vedo anche di fare un video aggiornamento per informare un po' sulla situazione e come sulla situazione del canale, come andrà ad evolversi nei prossimi mesi. I miei piani poi inizialmente quali erano? Una volta finito Iceborne, riprendo a portare le serie e a finirle nel modo classico in cui le porto io, ovvero 5-6 episodi di fila di questa serie, poi stacco un attimo, 5-6 episodi di questa serie, stacco un attimo, 5-6 episodi di quest'altra serie, stacco un attimo. Ecco, siccome per appunto ho perso tantissimo tempo per il sistema Monster Hunter World, un mese tanto tempo, mi sono detta no, questo però non può più andare, quindi cosa ho deciso di fare? Dopo questo video, questa maratona su Monster Hunter World, per chi non sapesse che cosa io intenda con maratona di video, intendo semplicemente una serie lunghissima di video su una singola serie,
Una volta finita quindi la maratona di Monster Hunter World Iceborne, quindi una volta che avevo finito finalmente questo gioco, farò maratone anche sulle altre serie, completandole fino alla fine, o almeno fin quanto dove posso completare, perché ci sono un paio di serie che effettivamente non finisco poi io, non ho modi per finirle, ma quelle sono discorsi, sono altri discorsi. In generale, ho intenzione assolutamente di fare, ho intenzione dopo questa maratona, fare altre maratone, portare le altre serie a mo' di maratone e finire tutte quante una dopo l'altra, perché ho intenzione di mettere la parola fine anche a modo che ho sempre avuto di portare le serie sul canale, perché questo mio aggiornamento è anche per dirvi che una volta che avremo finito questa fase di crisi, chiamiamola così, sul canale delle serie, ho intenzione di portare uno stile completamente nuovo, ovvero una volta finite queste 6 serie, porterò altre 6 serie. Però non le incomincerò tutte di un botto, tutte assieme. Ma le farò una dopo l'altra. Sì, ragazzi, incredibile, ma comincerò a portare gameplay singoli nel vero senso della parola. Ovvero, non gameplay. Questo qui non è un gameplay singolo, vero e proprio, questo di Monster Hunter. È una maratona per cercare di completarlo, perché alla fine. Okay. Perché la fine l'avevo iniziato assieme ad altre seghe, tutte assieme, quindi lo alternavo assieme ad altre seghe. Questo quindi si tratta semplicemente di una maratona di video. Un gameplay singolo invece consiste nel inizio questa serie, la finisco e poi inizio la seconda serie. Non è che nel mentre che c'è una serie, prima serie, mentre quando non l'ho ancora finita inizio la seconda. No, se il gameplay singolo, inizio una serie, finisco quella serie, inizio un'altra serie e finisco questa serie. Cioè, consiste, io finisco, inizio la prima serie, finisco la prima serie, poi seconda, inizio la seconda serie, finisco la seconda serie. Cioè, tutte di fila, cioè, nel senso, non le farò più tutte assieme per l'appunto, ma prima mi impegnerò a portarne una, poi mi impegnerò a portarne un'altra, anche sia perché per l'appunto è meno faticoso registrarne una alla volta. E poi dopo, come per l'appunto avevo detto prima, mi sono accorta conto che effettivamente portare un gameplay in singolo occupa meno tempo per me per registrare, ma sia anche per il fatto che per l'appunto è molto meglio per me portare i singoli gameplay, perché se ci pensate, nelle serie passate io mi dimenticavo quando cominciavo a registrare dei video giornalieri. Io vado, diciamo, magari a registrare un giorno dei video su una serie che per l'appunto non giocavo da un po' perché avevo passato tempo a portare le altre serie, facevo questa catena di episodi di serie, no? Come avevo spiegato prima, tot di questi, tot di questa, tot di quest'altra. Appunto arrivavo che in alcune serie iniziavo e dicevo non mi ricordo più dove siamo arrivati, perché per l'appunto avevo così tante serie in corso che non mi ricordavo più dove siamo arrivati. Quindi ragazzi, anche per questo motivo ho intenzione per l'appunto di porre fine a questo stile di gameplay che per l'appunto porto da sempre, da quando ho iniziato a portare video su questo canale. In realtà poi ho dovuto iniziare a portare gameplay singolo già dall'inizio, già dal 2016, ma per l'appunto quando mi è salita la foga di portare più serie assieme non sono più riuscita a trattenermi, però questa volta invece ho intenzione di contenermi una volta per tutte. Parlando quindi di come verranno sistemati i video in questi mesi, perché alla fine io carico 2 video al giorno e sono tantissimi video che registro, perciò piegheranno un po' a uscire tutti quanti. Ho intenzione di fare, dopo Monster Hunter World, una maratona di video su Final Fantasy XII, che tra tutte le saghe è quella che devo finire in assoluto, assolutamente. Perché ce l'ho in corso da 3 anni e dobbiamo assolutamente. Quella è la serie che tra più di tutte bisogna mettere la parola fine. Poi, dopo Final Fantasy XII, un Toad Legend Dark Kingdom, che anche lì come minimo registrerò un'altra 60ina di episodi, quindi lì ci occuperà almeno un mesetto. Perché porto 2 episodi al giorno, quindi se state divisi 2 fa 30, vabbè. Poi dopo un Toad Legend, World of Final Fantasy, che relativamente c'ha meno robe rispetto alle altre serie, però tenendo conto che adesso è iniziata la scuola e quindi ho poco tempo per registrare giornalmente, quindi ci piego un pochino anche lì. Poi Crash Team Racing Nitro Fueled, che avevo iniziato in occasione dell'uscita, avevo iniziato a registrare in occasione della sua uscita, infatti quei episodi di Sagro qualche giorno dopo la data di uscita, ho intendevo assolutamente finire anche quello che tra parentesi
Volevo dire che i Castle Breaks di Tofiur stanno uscendo un sacco di aggiornamenti, ma io non lo prendo in mano dall'ultima volta che l'ho registrato, quindi, quindi pensate all'ultima volta che andatevi pure a date, pensate alla data dell'ultimo episodio e da quel giorno lì non ho più preso in mano Castle Breaks di Tofiur. Poi, come ultima maratona, Super Smash Bros. Ultimate, perché la lascio? Come ultima serie, perché avrete notato che non so nell'ordine predefinito che portavo una volta, appunto queste maratone, perché Super Smash Bros. Ultimate è effettivamente la serie dove abbiamo più roba da fare tra tutte quelle che ho adesso. Cioè, fate conto che non siamo neanche a metà modalità storia, e poi dopo modalità storia ci sono centinaia di robe da fare, perciò ho detto no, ok, questa che è più lunga la lascio per ultima. Dopo, ragazzi, e con questa maratona, la fa prima fase della crisi, tra parentesi, chiamiamola così, si chiude. La seconda fase consiste nel caricare, cioè, la seconda fase consiste nel caricare dei video speciali che avrei dovuto caricare sia da prima di aver iniziato queste sei serie, sia dopo aver finito di iniziare queste sei serie, perché alcuni di questi video speciali, di cui effettivamente alcuni me ne ero completamente dimenticata di averli promessi, di averli caricati, per l'appunto riguardano alcune serie che ho già completato sul canale, perciò quando usciranno dei video, se qualcuno sembrerà sconosciuto il gioco che sta vedendo, stai tranquillo perché comunque riguarda serie che già ho portato, quindi è sicuro che sul canale le trova. E poi dopo invece quelle dopo queste sei serie sono quelle che riguardano queste serie, ad esempio il bestiario di Final Fantasy XII, quello lo faccio dopo aver finito Final Fantasy XII. Infine, ragazzi, dopo, quindi dopo aver finito anche questa seconda fase della crisi sul canale, avrò quindi con questi video speciali, avrò finalmente finito la crisi, per la volta che chiamiamola così, sul canale e finalmente inizierò a portare gameplay in singolo. Non vi so dire precisamente quando inizierò a caricare le sei serie, perché io sono lenta come una lumaca, anzi un lombrico forse più veloce di me, ma quelli sono dettagli. Sta di fatto che è sicuro che almeno a giugno, spero che a giugno inizierò a registrare il prossimo giugno, a registrare le prossime sei serie. Non sto qui a ripetere di quali serie si tratta, perché io spesso e volentieri ne parlo negli episodi di Monster Hunter di queste sei serie, ma non sto qui a ripeterle. Nel caso non vediate i video di Monster Hunter, sapete che per appunto i motivi dove le ho menzionate queste nuove sei serie, ma per chi invece non le ha, ma invece appunto non le ha guardate e non sa di cosa parlo, si terrà tutta quanta la sorpresa. Posso dare degli indizi? Le prime due serie che porterò sono dei giochi piuttosto famosi, sono dei reboot, chiamiamoli così, di giochi piuttosto famosi usciti qualche anno fa. Terzo gioco, vabbè, questo non c'è bisogno che lo tenga nascosto, si tratta del quinto Skylanders, finalmente ritornerà Skylanders sul canale. Quarta serie, è una serie sorpresa perché effettivamente non l'ho mai menzionata, non l'ho mai nominata, semmai ho detto che è stato un gioco abbastanza famoso, ma è un indizio del cazzo perché ci sono 100.000 giochi famosi in tutto il mondo. Come quarta serie, un altro reboot, no, quinta serie, un altro reboot, un altro remake di un gioco abbastanza vecchio, e alla fine, come sesta serie, porterò una serie che effettivamente è l'unica che io ho lasciata, ho abbandonato sul canale perché mi ero completamente dimenticata di averla iniziata. Quindi, come stessa serie, ci sarà una ripresa di questa vecchia serie. Chi mi segue saprà già di quale serie io stia parlando. Del resto, ragazzi, pensavo di impiegarci meno, invece, alla fine ho impiegato come al solito 15-16 minuti. Perché alla fine, prendo sempre. Alla fine spendo sempre un quarto d'ora per fare questi video aggiornamento. Mi pare di aver detto tutto riguardante a questo video aggiornamento. Quindi, questo è un video aggiornamento riguardante a come saranno realizzate le serie sul canale nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Per
Adesso io comincio finalmente effettivamente a registrare il video che dovevo registrare oggi, che tra l'altro, siccome ho perso 15 minuti a registrare questo video aggiornamento, penso che registrerò soltanto un episodio. Se mi verrà in mente qualcos'altro da dire, lo dirò in questi episodi di mostrate che sto per registrare. Quindi 23-24 dovrebbe essere quel numero lì di episodi. Nulla, e se invece no volete vedere, allora se volete vedere, se siete curiosi di vedere, vabbè, come adesso, se venite, vabbè, adesso non dovrei dire più nient'altro. Vi saluto e volete vedere altri episodi di Monster, state aspettate di vedere altri episodi di Monster Hunter, ci vediamo fra qualche ora. Se invece vi siete rotti le palle, volete vedere finalmente episodi di ritorno sulle altre vecchie serie, allora ci vedremo fra qualche settimana. Io intanto adesso concludo qui questo video aggiornamento e vedo di iniziare a registrare i video giornalieri.